partita, a mio avviso, noi l'abbiamo giocata nella maniera giusta, perché soprattutto nel secondo tempo non abbiamo concesso praticamente niente. Fino all'azione del rigore noi avevamo pieno possesso della gara, stazionavamo stabilmente negli ultimi 30-35 metri, abbiamo fatto tantissimi cross, non siamo riusciti a fare il raddoppio. Poi c'è stata questa situazione sicuramente non positiva per noi del rigore. La squadra si è rimessa sotto, ha avuto tante possibilità di tornare in vantaggio. Abbiamo avuto anche noi la situazione del rigore, poi è finita così. Però la prestazione, abbiamo giocato meglio oggi che non contro la SPAL, la prima partita di campionato. La squadra anche oggi ha dimostrato di essere una squadra vera, a mio avviso. Loro hanno avuto il gol che ha sbagliato Lisi, era fuori gioco. Avrebbero annullato eventualmente. Perciò non è da considerare nazionale. Loro hanno avuto un'azione da gol, con il colpo di testa di gol. Nonostante il Perugia, secondo me, è una squadra forte, allenata benissimo, perché è ben messa in campo, si gioca la partita. Non spero, questo va detto, non vorrei essere fraintesa. Certo. Però meritavamo di vincere, perché noi non rischiavamo niente, c'è stato calcio d'angolo e poi si è interrotta la linea con il video, si è visto male. È quello che ti volevo chiedere, insomma. No, il rigore non c'è, io non ho nessun problema a dirlo. L'altra volta quando l'abbiamo preso, non mi ricordo se partita con l'Ascoli, con l'Ascoli ho detto che era rigore. Cioè, si vedeva velocità. Io questo dalla panchina non l'ho visto, sono stato zitto. Perché non vedendo non potevo protestare. E dopo quando sono tornato allo spogliatoio ho visto, io non ho capito perché. Ma non abbiamo capito nemmeno noi, no? Cioè, sinceramente. Però, detto questo, andiamo avanti. Noi potevamo fare gol dopo, non è un problema se gli danno rigore. Noi possiamo fare più gol, dobbiamo fare più gol. Mi auguro che finisca così con la partita di oggi, la striscia di arbitri all'Arena Garibaldi, arbitri, siamo primi in classifica, secondi, non lo so, terzi stasera, dove finiamo, penso che, perché quando eravamo negli anni passati, eravamo giù in classifica, vabbè, l'arbitro di valore deve essere primi in classifica, adesso eravamo primi, la settimana scorsa eravamo primi anche un'altra volta, con Cittadella, e in casa un'altra partita eravamo primi, tutti esordienti, forse perché sanno che io sono così benevolo, non protesto mai, dico vabbè, andiamo alla Lancia, i coglioni non li rompe sicuro, andiamo avanti. Penso che sia un pareggio meritato, devo rendere merito ai calciatori per come hanno saputo leggere la partita, per quello che hanno messo dentro la partita. E quindi è stata una bella battaglia venire qua all'Arena Garibaldi, che è sempre bellissimo, in un ambiente così, di martedì sera alle 18, e con tanta gente così, e tirare fuori tutto questo visa qui, tirare fuori una prestazione del genere, c'è da dire, c'è da rendere merito al calciatore. E quindi di questo sono contento, molto. Il Pisa parte sempre forte. Vieni qua. Ripeto il concetto di prima, vieni qua, col Pisa primo, all'Arena, tu hai qualche assenza, ma non mi fai, cioè non ci ho fatto. Tu vieni qua e devi giocarti la partita, perché se non me la gioco, se non voglio creare, non voglio avere l'idea di avere la palla e provarci, alla fine perdo, perché il Pisa ha più fisicità, ha più qualità, e quindi ce la siamo giocata. Siamo andati sotto subito, abbiamo avuto l'occasione prima col colpo di testa di Mauro e di De Luca a due metri, abbiamo fatto sbagliato forse lì il gol, perché abbiamo preso un grande gol di Marzu. Però la squadra ci ha messo idea, ci ha messo voglia, è stata una bella battaglia, alla fine un buon punto, però siamo venuti qua a giocarci. Era l'unica strada per poter provare a portare a casa un risultato positivo.